15 Hotel Bristol Bernini di Roma. Vediamo chi c'è dentro. Cosa l'ha colpita del soggetto che l'ha convinta anche a produrre il film? L'argomento è così delicato e io ovviamente posso pretendere di avere delle risposte. Ma la bellezza del mondo è sempre stata rappresentata dalle differenze che esistono. E alcune delle cose più belle che si sono verificate, che sono capitate nella mia vita, che mi sono capitate, sono successe con persone con le quali non ho neanche una lingua in comune. Ma il razzismo è un grande, grosso problema in America. Nella creazione, nella formazione dell'America, noi abbiamo importato gli schiavi che hanno contribuito a costruire l'America. E quell'errore l'abbiamo pagato a carissimo prezzo. Non siamo l'unico paese che l'ha fatto. Ed è peraltro probabilmente una delle peggiori cose che si possa fare all'umanità, nell'umanità. Come si risolve il problema? Io così intelligente poi non sono. E per quello che mi riguarda, io ho cercato di affrontarlo, questo argomento così delicato, realizzando un film che non parla di quello che è successo con la schiavitù. Costner è anche il produttore di Black and White. Molto apprezzato alla sua prima proiezione al Festival di Toronto, ha tardato a trovare un distributore, probabilmente per la delicatezza del soggetto trattato. Secoli fa o anni fa non ho parlato della storia. Ho deciso invece di realizzare un film che ci parlasse di quello che succede oggi, di come vanno le cose oggi, che forse ci potrebbe aiutare nella discussione. C'è una parte di discorso nel film molto molto importante che forse può dare l'opportunità di trovare una risposta e quindi affrontare il discorso del razzismo. Ho detto a mia moglie, credo che questo film lo dobbiamo fare, ed è venuto fuori che alla fine ci abbiamo dovuto mettere i nostri soldi. Perché i grandi studios non lo vedevano come un film che potesse fare cassa, che potesse incassare. Nella sua carriera ha interpretato sia film d'azione che ruoli sentimentali. Qual è la differenza nell'approccio alle differenti parti? In realtà in ogni film l'approccio è diverso. Però non ho mai cercato di costruire la mia carriera su un solo tipo, su un solo genere di film. Solo commedia o solo film di azione. Potrebbe essere questo un modo intelligente di fare business, di lavorare, perché magari se ti concentri solo esclusivamente su un tipo, su un genere di film, tutti ti conoscono per quel genere, sanno che quando fai un film lo fai di quel tipo, quindi da un punto di vista di business forse può essere più. Per cui quando faccio un film a volte succede che intorno al mondo quelli distributori, quelli che lo comprano fanno: mamma mia, e adesso che tipo sarà? Che film sarà questo? Un film che io voglio fare e che nessun altro vuole fare, io lo faccio lo stesso. Nella vita c'è soltanto una chance che ti si propone e per me quella chance è importante coglierla. In realtà il film, proprio per il tema razziale, ha buone possibilità di essere preso in considerazione dall'Academy per un Oscar e sarebbe Olivia Spencer, già Oscar come miglior attrice non protagonista per The Help, un altro film sul tema razziale, ad essere la migliore candidata per la nomination. Nell'interpretare il nonno si è ispirato a un'esperienza personale? I had a grandfather Io il nonno ce l'avevo, però non ho tratto ispirazione dai miei nonni per questo ruolo, perché mi sono comportato così come il ruolo era stato scritto nella sceneggiatura. Beve troppo e ha perso due donne nella sua vita che erano importantissime per lui. Ma sta dando battaglia per poter mantenere l'ultimo legame, l'ultimo anello di connessione, di congiunzione fra queste due donne, che appunto è la nipotina. Così come nella vita, quando sai per che cosa ti batti, sai cosa devi fare. Hai intenzione di esibirsi anche nel nostro paese prima o poi? Nella vita abbiamo l'opportunità di essere tante cose. A prescindere da quello che tu fai, io nella mia vita ho avuto modo di poter fare tantissime cose, faccio tante cose, recitare, fare musica, viaggiare, tutte queste cose possono tutte cambiare. It's been a long road home from my last farewell. I'm a hero just back from hell. Just for me.